Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA e continuiamo questa avventura con Beyond, con questo episodio chiamato Il Covo dei Dragoni. Buona visione. Mi sto proprio stancando. Se rifiuti di collaborare, mi costringerai a ucciderti. Ovviamente lo farei lo stesso, ma puoi renderlo rapido e indolore. Al contrario, sarà molto, molto lento e altrettanto feroce. Perciò, per l'ultima volta, per chi la vuole. Heidi, dove sei? È tutto deserto! Sicuri che sia qui? Siamo sulle coordinate esatte! Il tempo peggiora! Che cosa facciamo? Jody, dì ad Aiden di trovarci un riparo! Hai sentito, Aiden? Ricevuto! Andiamo! Cosa ci facciamo qui? È solo un villaggio di pescatori. Il nostro contatto ci ha fregati, ecco cosa. Andiamocene subito prima che vengano a cercare i nostri culi ghiacciati. 3 giorni a congelare e mangiare neve per niente. Cazzo! Se prendo lo stronzo che ci ha spedito qui... Ehi! Mi sono rotto delle vostre lamentele. Se non sapete dire altro, chiudete il becco. Gente, io sto gelando. Perché prima non accendiamo un fuoco e poi discutiamo? Ha ragione. Ci accampiamo qui in attesa che la tempesta si calmi. Contatterò la base per istruzioni. Questa roba è bagnata! Mettiamoci qualcosa. O non supereremo la notte. Devo uscire. Ho bisogno di pisciare. Ecco. Sei un fottuto genio. Dammi un 5, Vince. Hai visto, Jody? Sì,
Ottimo lavoro, ragazzi. Riesci a connetterti? No, con la tempesta ci vorrà un po'. Sei ancora arrabbiata, vero? Senti, forse non cambierai idea, ma mi dispiace per com'è andata. Sai che ti dico? Hai ragione, non cambierò idea. Siamo a meno 40. Non ho intenzione di fare la turista. Sono qui, li ho visti. Dove? Sulla strada principale. Un convoglio di corazzati mi sono passati di fianco. Ti hanno visto? No, non credo. Andiamo. Ok, seguiamoli. Bingo. Aiden, vedi cosa c'è dentro. Sono dei soldati. Caricano del gas. Sui sommergibili. Sommergibili? Significa che il barco... Quindi devono avere una base e usano il sub per portare le scorte. Quanti soldati? Riesco a vederne tre. Dì ad Aiden di occuparsi. Aiden. Occupatemi tu.
Tingsa! Scusa. Potevi almeno avvisarmi. Allora, cosa facciamo? Dammi un minuto, ok? Ho già guidato un mezzo simile nel simulatore. Forse potremmo usarlo. Sì, usiamo il loro sommergibile, non se ne accorgeranno. Quello che vorrei è un piano, non una proposta di suicidio. Ma che cosa stai facendo, scusa? Trovo una soluzione al problema. Buona idea, ma non ci cascheranno per molto, Jody. Beh, forse no. Ma quel dannato varco non si chiuderà da solo, o sbaglio? Ok. Può funzionare da lontano. E poi? Col sommergibile andiamo alla base. Continueremo da lì. Vado con lei. Scusa, e noi? I posti sono due, voi state qui e trovate un modo per uscire. Quando torneremo, probabilmente dovremo agire in fretta. Ma che? È un ordine, Nick. Dammi gli esplosivi. Lo sai che potremmo non tornare mai più, vero? Sì. Sì, l'ho sempre saputo. Scendi ancora, dovremmo esserci ormai. Pessima visibilità. È difficile orientarsi. Thank you.
Là, vedi le luci. Spero non fosse una domanda. Sono colpito. Pochi avrebbero resistito così. Forse sarai più sensibile al dolore del tuo amico. Le mie domande sono facili. Voglio sapere il tuo nome. Per chi stai lavorando? E come sai dell'esistenza di questa base? Mi dirai anche cos'è successo quando hai superato il campo di contenimento. Non dire niente, hai capito? Ti farò queste domande ancora e ancora una volta, finché tu non mi risponderai. Come ti chiami? Sembra doloroso. Devi semplicemente rispondere. E il tuo amico non soffrirà più. Nessuna risposta? Cosa devo fare per farti parlare? Può darsi che romperai il silenzio se mi spingo oltre. No! Tutto questo non è affatto necessario. Devi solo rispondere e quest'incubo avrà fine. Rispondi, ti prego. Odio la sofferenza altrui per niente. Oba, Oma Shankoli. Un'urgenza richiede la mia attenzione. Ma tornerò per continuare la nostra conversazione. Adesso? Distruggiamo il condensatore e poi ce la filiamo. E hai anche qualche idea su come fare? No. Mi inventerò qualcosa. Cosa? Ma... Sta zitto e seguimi. Cazzo, ha funzionato. Troviamo il condensatore prima che si insospettiscano.
giù. Forse è la via giusta. Il condensatore è vicino. Sento degli echi provenire dal parco. Troppo semplice, non mi piace. Jody, che succede?
desidera saperlo. Riesci a camminare? Sì, sto bene. Ok. Aspettami al sommergibile. Se non torno tra 15 minuti, parti senza di me. Sei matta? Jodie, è fatta. La base è distrutta. Andiamocene finché possiamo. Il varco è ancora aperto. Le entità si riverseranno da questa parte se non lo chiudiamo. No, è troppo tardi. Dobbiamo andarcene. È l'unico modo. Lo sai. Gli esplosivi sono nella stanza dell'interrogatorio. Toca, andando mogui. Sistema col bastardo, Aiden. Thank you.
lo sai, morirai qui con me. La più grande scoperta che il mondo abbia mai conosciuto! Distrutta! A causa tua, stupida troia americana! Tutti questi anni di lavoro sono andati in fumo! Maledizione, Ryan! Dove cazzo sei? Non ti aspettavi di vedermi, eh? Breccia nello scafo, affonderemo. La superficie non è lontana. Magari riusciamo ad arrivarci vivi. Sì, è proprio un gran bel piano.
freddo. Mi spiace tanto per il tuo occhio. Tranquilla. Hai fatto la scelta giusta. Avrei fatto lo stesso. Sei ancora arrabbiata? No. Fa troppo freddo per la rabbia. Non ho mai avuto il tempo di dirtelo. Ma io ti amo, Jody. È tutto molto romantico. Mancano solo le candele. Volevo che lo sapessi nel caso morissimo. Giusto. Tu che mi dici? Mi ami anche tu? Sì. Sì, ti amo, Ryan. Bene. Baciami. Ci vediamo dall'altra parte. Ok ragazzi, questo gameplay finisce qua. Praticamente nella sala degli interrogatori, se parlavo, salvavo l'occhio al mio amico, però farò poi. Questo gameplay finisce qua e vi aspetto ai prossimi. Ciao ciao da Genetic DNA.